and um, i think there's names that we can't read. I, I don't know. i think we'll get one? it's 852 here in new york. i'm Bryant Dumble. we understand that there has been a plane crash on the uh, southern tip of manhattan. you're looking at the uh, world trade center. we understand that a plane okay. has crashed into the world trade center. you. you okay? good evening. today, our fellow citizens, Acts. ciao a tutti e benvenuti in questa puntata speciale dedicata alla ricorrenza dell'11 settembre madre di moltissimi complotti ed evento che ancora oggi suscita polemiche dubbi e perplessità Ricordiamo rapidamente che l'11 settembre del 2001 fu il giorno dell'attentato alle Torri Gemelle e al Pentagono da parte di Al-Qaeda. Un quarto aereo, forse con obiettivo la Casa Bianca, eh, fu fatto schiantare al suolo dagli attentatori dopo che i passeggeri, avvisati via telefono dai familiari di quanto stava succedendo a New York, si erano ribellati e stavano tentando di riprendere il controllo dell'aereo. I morti di questi attentati, soprattutto per via dell'attentato alle torri gemelle, furono migliaia e le conseguenze di portata globale. Eh, ancora oggi se ne vedono gli strascichi chi si pensi al recente e catastrofico ritiro americano dall'Afghanistan, paese invaso vent'anni fa, proprio in risposta agli attentati di New York e Washington. Ma visto che i fatti sono noti a tutti, immagino, eh, ti lascio la parola a Camilla per raccontarci... Quali temi affronteremo in questa puntata speciale? Ciao Tommaso e ciao ascoltatori. Allora, sì, domani si celebrano i vent'anni, dall'11 settembre 2001 ed è una data che chi c'era ricorderà per sempre. Eh, quasi certamente insieme anche al preciso ricordo di quello che si stava facendo nel momento in cui la notizia dell'attacco terroristico è diventata di portata mondiale. Non è una coincidenza, eh, si tratta di un vero e proprio fenomeno psicologico, le cosiddette flashbulb memory in italiano ricordiamo. Ricordo fotografico o flash di memoria. Mm, che cosa, di cosa stiamo parlando? Si tratta di un tipo di ricordo associato a un evento pubblico particolarmente traumatico. Un esempio è l'attentato dell'11 settembre, ma anche l'assassinio di Kennedy o di Martin Luther King. Secondo gli psicologi, i fattori determinanti per questo tipo di fenomeni sono un alto livello di sorpresa e una, una conseguente attività emotiva di un certo tipo. Questi ricordi si caratterizzano per il fatto che le persone ricordano, scusate la ripetizione, non solo l'evento di per sé, ma anche la circostanza in cui hanno appreso la notizia, come per esempio il luogo in cui si trovavano, l'ora, le attività che stavano svolgendo, con chi erano e tutta un'altra serie di dettagli estremamente personali. Ma eh, chi invece non c'era o era troppo piccolo per ricordare? Perché quando l'attentato è avvenuto molti di noi erano già nati, ma chi fa parte della cosiddetta generazione Z e delle successive ha per forza di cose avuto un impatto diverso con l'avvenimento. E stiamo comunque parlando di persone che oggi hanno vent'anni o giù di lì, guidano, votano. E via dicendo. Sì, e tra l'altro l'11 settembre è stato un fenomeno così forte eh, per il mondo che ci sono state anche delle vere e proprie ricerche che hanno cercato di capire eh, come eh, le generazioni che c'erano e che erano troppo piccole per ricordare hanno vissuto eh, quel momento. In particolare, gli studiosi hanno dimostrato come la generazione Z eh, non ha una memoria collettiva di quanto accaduto quel giorno, e l'anno 1996 è stato identificato in qualche modo come un punto di. Separazione. Chi è nato prima del 96 ha in qualche modo un ricordo, chi è nato dopo quella data ha. Pochissima memoria dell'evento che va poi a scemare eh, con il passare degli anni, cioè le generazioni nate nel 97, 98, 99 e giù di lì. Eh, tra l'altro, molti hanno appreso che cosa è successo da racconti di famiglia, discussioni in classe, diversi anniversari dell'evento che tutti gli anni eh, si tengono non solo negli Stati Uniti, eh, dal materiale presente sui social network o addirittura da film, che, o, docu o, docu film o documentari che rievocano quanto accaduto. Sicuramente poi. Un ruolo cruciale è quello eh, che ha svolto negli anni YouTube, eh, piattaforma che con i suoi video eh, ha rievocato negli anni alcuni dei principali momenti di quanto invece chi c'era ha eh, direttamente o indirettamente vissuto. Mettiamo però da parte l'impatto più o meno diretto che le generazioni hanno avuto e avranno anche negli anni a venire con quanto è successo l'11 settembre 2001, e passerei invece a parlare dell'attacco terroristico. Perché è proprio di questo che si è trattato, cioè al di là di complotti e ricostruzioni non ufficiali. Si è trattato di un attacco terroristico che eh, a livello non solo eh, reale, e, e fisico, economico e quant'altro, ma anche a livello emotivo, soprattutto, ha colpito violentemente non solo gli Stati Uniti, ma l'intero mondo occidentale. Interrompiamo il programma alla Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3. Buon pomeriggio a tutti, edizione straordinaria del TG1 per darvi conto di una drammatica notizia che arriva da New York. Due aerei eh, si sono schiantati sui due grattacieli del Twin Tower del World Trade Center in piena. Arriva la conferma che un altro palazzo vicino alle Torri Gemelle è crollato proprio per i danni provocati dall'esplosione. Vista la terribile, purtroppo terribile, straordinarietà dell'evento, non stupisce che nei giorni, nei mesi successivi all'accaduto si siano diffuse teorie fantasiose, non supportate da prove e che hanno finito per alimentare poi con gli anni complotti e false credenze. Ecco, sicuramente all'indomani dell'attentato, ricordo che anche tra persone non accusabili di complottismo e cospirazionismo, alcuni dubbi circolavano. Però c'è da dire che oramai di tempo ne è passato parecchio, vent'anni appunto sono emerse prove, analisi, ci sono state commissioni di inchiesta a livello di congresso americano con grandi quantità di materiale che è stato divulgato al pubblico. Tra l'altro di recente, ancora adesso, il presidente americano in carica, Joe Biden, ha da poco firmato un ordine esecutivo per desecretare e diffondere nei prossimi sei mesi i materiali ancora non pubblici riguardo agli attentati. Vedremo cosa ne verrà fuori, ma eh, come dire, a questo punto il, il materiale per stabilire quella che è la verità storica sembra che sia ampiamente sufficiente. Con tutto che poi quando ci sarà questa desecretazione decisa da Biden, le mie fiche sono tutte puntate sul fatto che arriverà una nuova ondata di disinformazione a proposito dell'11 settembre, staremo a vedere. Comunque immagino che le cose che ci racconterai adesso Camilla ci saranno utili come, come vaccino anche per il, il, il futuro di disinformazione che potrebbe, potrebbe verificarsi. Sì, e tra l'altro eh, questa tua preoccupazione è una preoccupazione che condivido, cioè secondo me c'è sicuramente il rischio, come dicevi, viste le scelte dell'amministrazione Biden, che nei prossimi mesi vi sia un crescendo nella presenza del macro argomento, dell'attentato, dei dibattiti pubblici e di conseguenza anche nei numerosi salotti della disinformazione, perché come abbiamo ormai imparato, quando un argomento inizia a diventare un argomento di cui tante persone parlano, magari anche correttamente o senza fare per forza disinformazione dall'altra parte poi però c'è chi diffonde ne approfitta per diffondere informazioni scorrette. Purtroppo ci sarà quindi la possibilità eh, che tornino in voga una serie di teorie cospirazioniste alimentate da quelli che potranno essere dei nuovi dettagli eh, che possano emergere nei prossimi mesi e agli occhi di chi crede nelle versioni non ufficiali questi dettagli finiscono tante volte purtroppo per confermare ancora di più le idee di partenza che però si basano su notizie false. Sicuramente tra l'altro quello che mi stupisce è che ancora oggi a vent'anni di distanza ci troviamo a dover fare i conti con notizie veramente veramente totalmente prive di fondamento, cioè dei veri e propri casi di disinformazione che mirano solamente a colpire determinate etnie, religioni o singole persone. E proprio riagganciandomi a questo discorso vi parlo di una delle notizie false più diffuse, cioè eh, quella secondo cui all'interno delle torri gemelle al momento dell'attentato non ci fossero ebrei e che di conseguenza eh, sapessero dell'attacco in anticipo dal momento che si sarebbe trattato di un'operazione organizzata dai servizi segreti israeliani. Si tratta di una notizia falsa e tra l'altro responsabile della circolazione è stata un'emittente televisiva libanese, Al-Manar, che era già nota per le sue posizioni antisemite e antisioniste. Sì, infilare gli ebrei nei complotti del resto è un riflesso abbastanza diffuso nella cultura europea, cristiana ma anche socialista e più di recente, come ci ha appena ricordato, anche nella cultura islamica. Ma i fatti invece quali sono? Allora, già anni fa la BBC, nel documentario The Conspiracy Files, aveva fatto un calcolo utile a smontare questa assurda teoria. Delle eh, più di 2.749 vittime allora accertate degli attacchi del World Trade Center, 2.071 erano sicuramente all'interno degli edifici. Di queste 191 erano ebree, mentre per 72 non si ha l'assoluta certezza. In totale quindi gli ebrei eh, sono stati più del 9% delle vittime degli attentati, che tra l'altro è anche una cifra in linea con quella che era nel 2001 la percentuale di popolazione più di origine ebrea che raggiungeva quotidianamente New York. Parlo, e ho fatto questa piccola precisazione, ci tengo, di calcoli validi al tempo, se non sbaglio risalgono al 2006-2007, perché come tristemente sappiamo il numero delle vittime ha poi negli anni registrato un crescendo. Al di là di questo è però confermato che gli ebrei fossero eh, purtroppo, come tante altre persone, e eh, tante altre persone con etnie, religioni, credenze tra loro diverse, all'interno dell'edificio e sono anche eh, loro rientrate tra le vittime. Ma non solo, cioè c'è anche chi ha messo in dubbio... Eh, un, un evento decisamente reale, cioè l'impatto di un velivolo contro il Pentagono. Ricordo infatti, come hai detto anche tu, che l'attentato non ha riguardato esclusivamente le Torri Gemelle o eh, il dirottamento di un altro aereo e, e il, il ruolo eroico che hanno avuto i passeggeri, ma anche il Pentagono che è stato colpito da un aereo tra le 8.51 e le 8.54 della mattina dell'11 settembre 2001. In seguito all'impatto sono morti tutti i passeggeri presenti a bordo e eh, più di 120 tra civili e militari a terra. C'è chi però, e ancora oggi, ritiene che questo episodio non sia mai successo perché? perché ci sarebbero troppi pochi rottami visibili e perché l'impatto avrebbe causato un buco troppo piccolo. Cioè, secondo le teorie cospirazioniste, non si sarebbe trattato di un aereo, ma di un drone o di un missile telecomandato. Non è così, cioè in realtà la fusoliera del velivolo, che è quindi la sua lunghezza, ehm, che era larga, circa eh, 3,6 metri, ha perforato l'edificio, mentre i due motori e le ali si sono rotti durante l'impatto. A vantaggio di questa tesi: oltre alla testimonianza dei presenti sopravvissuti, ci sono anche delle immagini condivise dal, dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che mostrano frammenti di rottami dell'aereo e eh, la vicenda è anche testimoniata dalla scatola nera del velivolo, che è stata trovata in prossimità del luogo dell'impatto. Ma non abbiamo finito con le teorie false e assurde. Um, C'è anche chi uh, sostiene, e sosteneva in passato e sostiene ancora oggi, che un agente della CIA uh, in punto di morte avrebbe confessato di aver partecipato per conto dell'agenzia ad un'operazione di demolizione controllata del World Trade Center 7, che è un edificio che si trovava accanto alle Torri Gemelle. Ricordiamo infatti che l'impatto contro le torri dei due velivoli ha poi provocato anche il progressivo crollo dell'edificio. Nell'area sottostante, cioè dell'intero, quasi intero complesso del World Trade Center. Il sito che aveva messo in circolo questa notizia, Your News Wire, era notoriamente noto per essere un sito di disinformazione. Ricordiamo poi che la teoria cospirazionista, secondo cui il World Trade Center 7 è stato abbattuto con una demolizione controllata segreta, è stata ampiamente smentita. Cioè, le prove hanno dimostrato che è stato il fuoco il principale responsabile del crollo. Beh, già da questa prima carrellata emerge quindi come si tratti di notizie che hanno in comune l'essere false, ma che coprono temi e argomenti estremamente vari. Frutto di interpretazioni fantasiose o proprio errate del, degli eventi. Parlando proprio della varietà della disinformazione, ho una domanda per te, Camilla: ci sono uh, contenuti anche visivi, nel senso di foto o video, che eh, insieme alle notizie di cui ci ha appena parlato sono andati a ingrossare il flusso della disinformazione? Sì, eh, anche questo tipo di esempi eh, ci sono e uno in particolare, eh, cioè tra le immagini che più sono circolate negli anni successivi all'attentato c'è eh, quella che mostra un turista eh, immortalato in cima ad una delle due torri poco prima dell'impatto, tanto che eh, nell'immagine è anche ben visibile uno dei due aerei che sarebbe in procinto di eh, schiantarsi contro una delle due torri. Si tratta in realtà di un fotomontaggio e oltre ad averne conferma diretta dallo stesso autore che è stato in seguito contattato e anche ampiamente criticato ehm, visto il tema delicato e la decisione di creare questa immagine è comunque al di là eh, del contatto con l'autore abbastanza semplice rendersi conto che si tratta di un'immagine modificata perché la data riportata eh, sull'immagine e l'aereo eh, sono di una qualità nettamente diversa rispetto al resto della fotografia e quindi aggiunti in seguito. C'è poi dell'altro, c'è cioè degli altri piccoli dettagli che chi fa debunking eh, sono un po' sin da subito per fortuna una, ehm, scattati in qualche modo all'occhio. L'11 settembre 2001 era una giornata calda mentre l'abbigliamento del soggetto in foto è adatto ad un clima invernale. L'aereo raffigurato è raffigurato come se provenisse da nord, diretto dunque a colpire la Torre Nord, che però era chiusa al pubblico. In qualsiasi caso, gli orari di visita erano dalle 9.30 alle 21.30 e l'impatto sulla Torre Nord è avvenuto alle 8.46, quindi mh, non era in quel momento accessibile al pubblico. Infine il modello dell'aereo era un Boeing 767, mentre quello in foto è un Boeing 757. Dunque, si tratta di una serie di dettagli che non combaciano con quella che è stata la, la Triste realtà. Tralasciando però la forma o meglio l'aspetto assunto dei diversi casi di disinformazione circolati negli anni, la cosa davvero preoccupante è la quantità di notizie false che sono state diffuse. Vi faccio giusto qualche altro esempio per rendere l'idea. Non è vero che per la cattura dei responsabili dell'attentato è stata organizzata una raccolta fondi che chiedeva l'invio di denaro a degli hacker estoni. L'iniziativa non aveva nulla di ufficiale, anzi si trattava di una truffa. Non è poi nemmeno vero che Nostradamus avrebbe predetto l'attentato. Il testo, attribuitogli spessissimo negli anni, è stato in realtà inventato nel 1997 da uno studente della Brock University in Ontario e inserito in un saggio che aveva come finalità proprio quella di dimostrare che qualsiasi profezia formulata in modo abbastanza vago trova poi modo per essere associata ad un dato evento. E possiamo dire che eh, il saggio ha dimostrato che la, la tesi eh, ha vinto in qualche modo. Infine, e chiudo così con un'immagine, ehm, nel caso in cui per alcuni fosse ancora necessario precisarlo, non è assolutamente vero che ci sono delle immagini che dimostrano che nel fumo successivo all'impatto degli aerei sia apparso il volto del demonio, di Satana o cose simili. E grazie Camilla per questa carrellata di esempi che dimostra appunto anche la vastità e la varietà della disinformazione che è stata fatta nel corso degli anni sull'11 settembre. Ma tralasciando adesso i singoli casi di cui ci hai fatto una bellissima panoramica, vorrei passare a un argomento più ampio e che in qualche modo è il contenitore di ciò di cui stiamo parlando, cioè il complottismo. Come anticipato dopo l'11 settembre del 2001, teorie complottiste sull'avvenimento e sui responsabili non sono mancate, anzi frutto anche probabilmente di... Di un lungo periodo di indagini secretate e di un evento che, è, come hai ricordato, ha avuto un grande impatto su tutti noi, tutti quanti ne abbiamo parlato, se ne è parlato immagino tanto anche senza saperne a sufficienza. Ma eh, che cosa ci puoi dire sul tema generale del complottismo? Allora, per rispondere a questa domanda viene in mio aiuto uno studio curato da alcuni colleghi fact checker e gli ascoltatori tra l'altro troveranno il link in coda alla descrizione della puntata nel caso in cui volessero approfondire l'argomento, perché si tratta di una ricerca che misura l'impatto di diverse teorie cospirazioniste e si parla anche in un capitoletto dell'11 settembre. Allora, in generale è bene tenere a mente una cosa e il caso 11 settembre tra l'altro lo dimostra, che spesso quando parliamo o facciamo riferimento a teorie, alle teorie cospirazioniste tendiamo a pensare a piccoli o singoli gruppi di persone che hanno delle idee che possiamo valutare alternative talvolta bizzarre rispetto a quelle ufficiali e spesso costruite su particolari che combaciano e inter interpretazioni diverse dalle standard. In verità però eh, la forza delle cospirazioni dopo l'11 settembre, come così oggi anche la forza delle cospirazioni legate a Covid-19 e vaccini, ci dimostrano che ci sbagliamo. Cioè non si, i cospirazionisti non sono o non sono più degli eccentrici gruppetti di persone con idee bizzarre, ma oggi i complottisti sono una vera e propria macrocategoria all'interno delle nostre società e la loro presenza Raggiunge numeri anche, a parer mio, particolarmente alti all'interno delle principali comunità. Vi faccio un esempio. Un sondaggio YouGov condotto nel 2019 su un, un campione di 2000 adulti britannici ha dimostrato che il 20% credeva che le vaccinazioni, in generale non per forza in riferimento a COVID, avessero degli effetti dannosi e non completamente divulgati al pubblico. Il 3% riteneva che la Terra fosse piatta. Dunque sono due argomenti che dimostrano e le percentuali ne danno prova che eh, chi crede nelle cospirazioni è una fetta abbastanza larga di quello che è un pubblico adulto generico. Ma appunto chi è che crede nelle teorie del complotto? Perché anche questo è un punto... Da tenere in considerazione. Ed è secondo me da lì che bisogna un po' partire o ripartire per riuscire a identificare il pubblico e agire alla radice. È però una questione particolarmente difficile: basta pensare anche qui, vi do dei numeri che sondaggi internazionali realizzati dal gruppo di fact-checker di cui vi ho parlato hanno dimostrato che il 60% degli intervistati nel Regno Unito, l'80% in Italia e l'85% in Ungheria è un pubblico che credeva almeno in una teoria del complotto, cioè almeno. In un caso credeva che fosse vera. Ricordiamo che avere una singola convinzione non fa, però, di un individuo un complottista, cioè la differenza sta nella quantità. Ricollegandoci qui di nuovo al discorso relativo all'11 settembre, dobbiamo poi ricordare che um, un ruolo importantissimo è quello che talvolta giocano le credenze, simpatie, idee politiche. Cioè, diverse ricerche hanno infatti dimostrato che un individuo può credere in un complotto perché la stessa informazione viene veicolata in modo più o meno diretto um, all'interno all del, del proprio gruppo sociale, o culturale o politico di appartenenza, e talvolta sono anche personaggi pubblici di rilievo a veicolare. Idee complottiste. Ad esempio, eh, diversi studi hanno dimostrato che la cospirazione che vedeva l'amministrazione Bush a conoscenza e per alcuni addirittura artefice degli attentati dell'11 settembre è associabile ai elettori democratici, dunque dei cittadini in opposizione eh, con la, la, la loro amministrazione e maggiormente predisposti a trovare nell'allora presidente un possibile responsabile. E eh, aggiungo poi che quando si entra nelle sfere personali degli individui, facendo leva in modo più o meno diretto su ideologie e sentimenti, si finisce per alimentare pensieri e comportamenti che poi è difficile eh, sradicare. Come abbiamo raccontato in passato, credere alle notizie false è molto umano, ma poi entrano in gioco diverse dinamiche che rischiano di non farci più eh, uscire dal vortice della scorretta informazione. Le eh, cosiddette eco chambers, le camere dell'eco, in cui eh, vengono rilanciate sempre le stesse informazioni che portano eh, poi a condividere e a credere in notizie su cui magari capitiamo distrattamente, ma che a lungo andare plasmano poi quella che è la nostra visione del mondo. Sì, e poi ricordiamoci che non, non dobbiamo in qualche modo dimenticare che ciò in cui crediamo, vero o falso che sia, ha sempre più eh, degli impatti sulla vita reale. Cioè la disinformazione non è solo social, eh, servizi giornalistici imprecisi, fotografie modificate, catene di Sant'Antonio su Whatsapp. Cioè la disinformazione è anche vita reale e su di questa ha degli effetti. Eh, sempre parlando dell'11 settembre ci sono degli esempi. Ad esempio, scusatemi la ripetizione, è degli ultimi giorni la notizia che il celebreremo. Regista, attore, sceneggiatore, Spike Lee, ha deciso di rimuovere delle scene della sua ultima produzione perché davano spazio a complottisti che mettevano in dubbio degli eventi relativi all'11 settembre. Il documentario, a puntata appunto sull'11 settembre recentemente prodotto, ha infatti fatto ampiamente discutere perché nell'ultimo episodio che verrà trasmesso domani, in occasione del ventesimo anniversario, ma che è stato visionato in anticipo dalla stampa, veniva dato spazio, non mi è chiaro se ad uno o ai più esponenti, del gruppo architetti e ingegneri per la verità sull'11 settembre e questo gruppo ha messo in dubbio la natura della demolizione degli edifici del World Trade Center, ipotizzando un'operazione controllata, cioè la, il caso di disinformazione di cui vi ho parlato eh, poco fa all'inizio della nostra puntata. Spike Lee, dopo le critiche, è quindi tornato in sala di montaggio per apportare delle modifiche al finale. Ma non è l'unico caso. Recentemente il Museo di New York, dedicato all'11 settembre, ha fatto parlare di sé per perché c'erano alcune regole un po' bizzarre rispetto al normale per chi consulta dei materiali all'interno di un museo per fare ricerca. Tra queste regole c'era la possibilità che eh, i dipendenti del museo rivedessero i lavori dei ricercatori prima delle pubblicazioni per evitare tendenze complottiste. Per quanto si tratta sicuramente di un metodo estremo e non condivisibile, alla base la preoccupazione era proprio un utilizzo improprio, errato eh, dei materiali e la possibilità di eh, finire per alimentare dei complotti. Dunque, senza esprimere giudizi personali sulle scelte dei singoli e comunque credendo personalmente nella libertà di opinione e di stampa, questi esempi sono utili per ricordarci che tutto ciò che facciamo e anche quello in cui crediamo hanno dei risvolti sulla nostra realtà e potenzialmente anche sugli altri. Informazione e disinformazione non sono dunque solo internet, media o social network, questi fenomeni stanno sempre più avendo dei risvolti anche nelle nostre vite, nelle nostre abitudini. Ed anche a vent'anni di distanza. E grazie Camilla per questo approfondimento e per le diverse informazioni che hai condiviso con noi. La speranza è che gli esempi che hai fatto possano aiutare i nostri ascoltatori a diffondere eh, solo informazioni corrette e verificate e eh, che ci aiutino nella nostra battaglia contro la diffusione delle falsità. Pagella Politica è un progetto di fact-checking attivo dal 2012 e si occupa di verificare le dichiarazioni dei politici. Facta è il nostro progetto di debunking dedicato alla verifica di notizie potenzialmente false. Seguiteci sui nostri siti www.pagellapolitica.it e facta.news e sui nostri canali social, Twitter, Facebook e Instagram. Per non perdervi le prossime puntate iscrivetevi al canale di Pagella Politica su qualsiasi piattaforma usiate per ascoltare podcast. Lo speciale sull'11 settembre di Pagella Politica e Facta è stato scritto da Tommaso Canetta e Camilla Vagnozzi ed è prodotto da Jessica Mariana Masucci. Io sono Tommaso Canetta e questo era lo speciale 11 settembre di Pagella Politica e Facta.